Buona mattina, anche oggi in diretta alle 7:15 del mattino per tutta questa serie di iniziative che stiamo cercando, insomma, di parlare delle cose che interessano di più. Sono arrivate tante domande e quindi oggi parliamo della contrazione. Intanto il telefonino da così va così per le slide perché stanno già arrivando, ecco la prima. Contrazione muscolare, oggi di cosa parliamo? No, intanto molte volte, come dire, questo tipo, intanto se ci siete mettete qualche like, condividete, fatemi vedere che esistete. Non posso rispondere purtroppo perché devo essere veloce, ma la contrazione non è sempre la stessa. Molte volte ci sono, diciamo, delle scuole anche di pensiero, dicono io devo fare questo tipo, ma cerchiamo intanto di capire che tipo di contrazione c'è e dopo vediamo se nella tua attività, nella tua esigenza è più utile fare una piuttosto che l'altra. Allora, intanto abbiamo la contrazione isometrica e contrazione isotonica. Abbiamo anche le altre, isocinetica, oxotonica, pliometrica, però insomma, diciamo che oggi non ne parliamo, se no complichiamo troppo la vita. Quindi, intanto sono le slide di Power Expert, che è uno dei corsi di formazione che stanno che abbiamo su migliaccio.it. Allora, contrazione isometrica è quando varia la tensione ma non varia la lunghezza. Quando avviene la contrazione isometrica? Beh, insomma, basta prendere un oggetto fisso, mettiamo il muro, e spingerlo, io starò effettuando una contrazione ma non varia la lunghezza del muscolo, ma la tensione ovviamente sì. Quando è che invece è diverso? Quindi quando diventa contrazione isotonica, quando la tensione è costante ma varia la lunghezza. Esempio, se noi prendiamo un oggetto da terra, un bilanciere, un manubrio, eccetera, ovviamente noi ad esempio varieremo la lunghezza del muscolo e quindi la tensione sarà costante. E questo è un altro aspetto importante, quindi una e l'altra, solo qual è meglio delle due? Al momento non lo diciamo, vediamo dopo che succede. E intanto quindi spieghiamo bene, per quanto riguarda la contrazione muscolare, quali altri effetti possiamo avere. Intanto abbiamo la contrazione concentrica, la contrazione eccentrica e la contrazione isometrica. Allora, la concentrica, diciamo, è quella che normalmente noi riteniamo la normale. Io prendo ad esempio un manubrio, lo sollevo, in questo momento sto effettuando una contrazione concentrica sul mio bicipite. Benissimo. Quando avviene quella eccentrica? Beh, ad esempio riportando il manubrio verso terra, soprattutto se questo manubrio, certo, usando dei manubri da 2 kg, non, questo problema non c'è. Se stiamo usando un manubrio da 20 kg, 25 kg, 30 kg, beh, chiaramente cosa succederà? Che nel mentre che io lo porterò giù, starò effettuando una tensione in allungamento. E questo porta alla terza slide, molto importante, che sono i DOMS. Quei famosi dolori del giorno dopo che non sono causati dall'acido lattico. Quando avvengono? Avvengono quasi sempre, non è l'unico, diciamo, dei modi, ma soprattutto succedono quando c'è la contrazione eccentrica. Quindi se io vado in palestra, vado in piscina, vado a fare attività ordinarie che solitamente faccio, devo dire che non sono a rischio di DOMS se sto facendo un tipo di contrazione concentrica. Quando ci sarà il rischio di DOMS? Per vari motivi. Il primo, quando inizi a fare un tipo di attività che riguarda anche un'azione pliometrica, che c'era anche in questa slide, cioè la contrazione pliometrica che riguarda anche quell'azione che si chiama stretch shortening cycle, ovvero il corpo muscolare che ha un'inserzione sulla leva ossea, in un certo momento sarà estremamente sollecitato e quindi inizierà a stirare anche esageratamente le fibre muscolari che in un certo momento andranno in necrosi. Le avremo perse. Bene, questo effetto capita quando noi facciamo ad esempio dei balzi, dei lanci, delle azioni in velocità, delle partenze da fermo, dei gradoni, degli scatti magari con la bici fuori sella e così via, o anche in palestra quando facciamo delle attività che riguardano anche la fase eccentrica, ad esempio con dei carichi molto elevati per noi, quindi dobbiamo trattenerli quando stiamo tornando. I DOMS quindi, ahimè, arrivano in questi momenti, però non è un grande problema perché comunque poi questi dolori scompariranno entro 48-72 ore. Cosa fare in queste 48-72 ore? Continuare a fare attività, non magari a quell'intensità, leggermente minore, ma continuare sempre a farlo.
si previene il DOMS, anche perché io sono bravo allenatore, preparatore, atleta, devo capire che se vado a fare quel tipo di attività, comunque, se io non sono allenato, i dolori arriveranno. Bene, come prevenirli? Faccio i primi 2 giorni con un carico più basso. Saprò che lo dovrò aumentare, ma se faccio 2 giorni con quel carico basso, tendo a prevenire la muscolatura ed evitare che capitino questi DOMS. Insomma, può essere interessante. Abbiamo visto un sacco di cose riguardo la contrazione. Ti invito, se vuoi, a condividere su Facebook, su YouTube, dove vuoi. Ci sentiamo domani alle 7:15. Se vuoi qualcosa di più, magari scrivi, commenta e ci sentiamo. Grazie, ciao.